Sapete che Amazon ha introdotto il pagamento a rate? È una novità di questi ultimi mesi, era già presente in molti paesi europei e finalmente è arrivato anche in Italia. Il gruppo di Jeff Bezos finalmente consentirà anche a chi vuole acquistare su Amazon di poter pagare fino a 5 rate. Qual è il vantaggio? Chiaramente noi oggi sappiamo da una ricerca fatta dal CRIF che il 44,7% degli italiani in genere rateizza qualsiasi acquisto legato a elettrodomestici, microelettronica, automobili, eccetera. Pensate che uno dei motivi per cui spesso ancora andiamo a comprare all'interno di grandi catene di retail e di dealer è proprio dato dal fatto che c'è la possibilità di rateizzare. Invece comprando tramite Amazon fino ad oggi dovevamo assolutamente pagare tramite carta di credito, quindi immediatamente. Calcolando che Amazon sta puntando a introdurre servizi appunto finanziari legati quindi al mondo fintech che era in programma già da qualche anno, farà sì che una buona fetta di clientela passerà direttamente su Amazon. Peraltro calcolate che ciò sarà possibile senza dover dare documenti o altro, quindi sarà una cosa molto molto semplice. Cioè io decido di rateizzare, peraltro interessi zero. Amazon adesso l'ha applicato solamente su alcuni dei prodotti appartenenti alla loro produzione, quindi targati Amazon, cioè non quelli di fornitori esterni. Quindi sicuramente oggi è ancora limitato, ma a breve anche questo limite verrà tolto. Quindi questo che cosa vorrà dire? Vorrà dire che io nel momento in cui vado ad acquistare su Amazon senza avere problematiche di alcun tipo, potrò acquistare direttamente e in maniera rateizzata. Chiaro che questo sarà un grosso cambiamento e porterà anche a livello di marketplace un vantaggio competitivo importante, perché, come ripetevo, molte persone oggi andavano all'interno dei negozi proprio per questa ragione, non solo per toccare chiaramente in maniera tangibile il bene che volevano acquistare. Cosa ci fa capire questo? Sicuramente il mondo dei grandi unicorni, di Facebook che ha introdotto il peer-to-peer lending, acquistato le licenze bancarie in Europa, ora anche Amazon e si vocifera di molti altri unicorni, si stanno portando man mano a creare un sistema integrato di servizi, tra cui proprio quelli anche fintech. Il fintech oramai lo troviamo ovunque, quindi è un'area di interesse per qualsiasi grande azienda proprio per fare upselling. Quindi le banche nel tempo stanno cercando di riconvertirsi, quindi trovare nuovi modelli di business e nuovi modi per raggiungere gli utenti, soprattutto tramite canali digitali. Oggi è fondamentale per rimanere sul mercato ed è un po' ciò verso cui ogni grande realtà sta tendendo.